Hello alcolizzati e benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vi recensirò la birra Ichnusa o Ichnusa, che dir si voglia, non filtrata. Ebbene sì, finalmente ci siamo. Questa birra mi è stata richiesta da un sacco di fan, da un sacco di persone. Ed oggi eccomi qui per soddisfare la richiesta che questi tanti, tantissimi fan mi hanno posto, mi hanno fatto. Va bene? Ichnusa, Ichnusa. Sicuramente il simpatico Alessio Ale dirà: ma com'è detto? Ma com'è scritto? Ma come dici? Ma cosa dici? Non si dice Ichnusa, si dice Ichnusa, si dice Ichnusa. Allora, chiamatela come cazzo volete voi, va bene? Birra sarda. Anima sarda, Ichnusa, non filtrata. Ripeto, non filtrata. Ok, guardate che bella borraccia, guardate che bella bottiglia. Fatemi una bella foto. E da questo parco ricolmo di estetica, guardate che spettacolo, non potevo non farvi la recensione della birra Ichnusa o Ichnusa, la birra sarda per eccellenza non filtrata. Allora, la bottiglia è una bottiglia da 50 cl, 50 centilitri, va bene? È una bottiglia che ha come caratteristica quella di avere la targhetta con il simbolo per eccellenza della Sardegna, ok? È riportato il numero 1912 ed è una birra che al mio 3 mi appresto a assaggiare, mi appresto ad assaggiare. 1, 2, 3, via! Sapore incisivo. Non è un sapore deciso, ma è un sapore incisivo. Un sapore gradevole. Un sapore piacevole. Un sapore dunque che si attesta bene. Ok? Il retrogusto è fragrante. Il retrogusto è un retrogusto di grande fragranza. Una fragranza che di fatto, è presente in codesta birra, va bene? L'anima sarda in questa angelicata birra è tutta presente. Io ricordo che ho fatto la recensione della Ichnusa o Ichnusa, che dir si voglia, filtrata, e rispetto a quella filtrata, quella non filtrata ha una, come dire, ha un sapore più efficace, ha un sapore più, diciamo così, deciso e decisivo, cioè riesce di fatto a portare il bevitore, l'alcolizzato, tra virgolette, in una dimensione di piacere quasi completo, va bene? Qualcuno mi chiederà: come fa una birra come questa, non filtrata, a raggiungere il nirvana, no? Come fa a raggiungere la pace dei sensi, tra virgolette, caro esimio Leandro? Ecco, il trucco migliore, il modo migliore, è quello di assaporare la codesta birra, la birra Ichnusa o Ichnusa, che dir si voglia, non filtrata, pasteggiando. Ecco, questa, secondo me, è una mia libera opinione, è una birra che di fatto, bisogna, per forza di cose, bisogna necessariamente bere pasteggiando. Ecco, io sono sempre stato un pro nel bere birre fuori pasto, cioè a stomaco vuoto,
non ho mai avuto problemi di sorta, lo sapete bene, esimi utenti di YouTube. In questo caso però mi sento di dire che questa birra può andare a trasmettere emozioni di puro benessere nel momento in cui di fatto andiamo a bere pasticciando, va bene? Cioè fuori passo, secondo me questa birra non dà tutta l'anima sarda di cui dispone in concreto e non in astratto, va bene? La bottiglia è una bottiglia non classica, una bottiglia atipica, se vogliamo, no? Gigantesca, grossa, obesa, cicciotta, panciuta, adiposa, chiamatela come cazzo volete voi, esimi utenti di YouTube, dove abbiamo la tipica fragranza della Sardegna in toto, completa, unita a un sapore piuttosto gradevole, piuttosto piacevole, va bene? Ma andiamo a vedere, o meglio a leggere, la angelicata etichetta che è riportata dietro, retrostante la bottiglia in questione. Birrificio di Assemini Cagliari, località di Macchiareddu Grogastu, va bene? Già nella birra filtrata, Icnusa o Icnusa, che dir si voglia, c'era la stessa identica etichetta. Anche in questa troviamo la stessa identica etichetta, va bene? Solo che cambia, perché vi dice, non filtrata è la ricetta nata da Assemini, dalla passione dei nostri mastri birrai. Ecco, io mi propongo come un mastro birraio, cari esimi utenti di YouTube, ok? Io vorrei diventare un mastro birraio, idealmente parlando. Fatta con puro malto d'orzo, non essendo filtrata, presenta un aspetto velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione. È vero. Voi se andate a osservare l'acqua, o meglio il liquido ivi presente, vi renderete conto, in concreto e non in astratto, che è tra virgolette torbida, è leggermente torbida come birra, va bene? Birra 5% di volume, cioè il grado alcolemico è 5 gradi, la birra in questione fa 5 gradi, va bene? Beh. Ok, valore energetico per 100 ml, 174 kcal, 42 kcal, ingredienti. Leggiamoli con attenzione e con rispetto, attenzione. Acqua, malto d'orzo, luppolo, lievito. Allora, io non ho mai trovato, e ve lo dico per esperienza decennale, in una birra la presenza di lievito. Ma come mai è presente il lievito? Si sente, caro Leandro? Domanda a Leandro di Roma. Si sente, caro Leandro, il lievito che tu, visto che tu ora stai bevendo questa angelicata birra Icnusa non filtrata? Sì, e ancora sì, angelicato utente di YouTube. Il sapore di luppolo, o meglio di lievito, secondo me, è ivi presente. Non te ne accorgi subito. Dopo che la mandi giù, il retrogusto è di lievito. Vogliamo fare un tentativo? Vogliamo fare un'angelicata prova? Facciamola, esimi utenti di YouTube. 1 al mio 3, partirò 1, 2, 3, o meglio in tedesco, ein, zwei, drei. In sospensione si sente il sapore del lievito, sospeso tra il lusco e il brusco, tra il serio e il faceto, di fatto si sente quel retrogusto tipico del lievito, va bene? Apprezzare o no questa birra? Punto di domanda, sì. Perché? Perché la bontà, il sapore, la fragranza vengono ad essere somministrati, va bene? Ora, io purtroppo non posso spararmi, non posso uccidermi, non posso costringermi a dire e a dirvi che
questa birra è migliore della Tenne Super o della Slalom Strong. Però vi posso garantire che di fatto, de facto, questa birra è buona, ma non avrà, non riesce ad arrivare alla bontà, al sapore intenso, al sapore deciso che la Slalom Strong, o per meglio dire la Tenne Super, va ad avere, va a possedere, va bene? Di conseguenza io mi sento di dirvi: la birra in questione è sì buona, è sì efficace, è sì efficiente, ma non è una birra di quelle da me preferite, va bene? Io purtroppo, ve lo devo dire, sono fottutamente triste con voi in questa esimia giornata di sole ricolma di estetica, e dietro di me c'è un bellissimo parco, un bellissimo prato. Fatemi una bella foto. Ok, però in fin dei conti la birra è una di quelle bevande che piacciono, cioè mi piacciono, va bene? Di conseguenza io mi ricreo totalmente nel sentire, nel assaporare una birra. Cioè, le piccole cose della vita, le piccole gioie della vita, quali sono? Una birra, scusate la volgarità, un rapporto intimo, un bel rapporto sessuale con una donna sexy, una donna bella, una donna eccitante. Perché sono pro all'andare con una donna, una escort o una prostituta? Dov'è il problema? Ma perché bisogna dirgli no? Godiamo delle piccole cose, buon cielo. Non dico che bisogna consumare cocaina o hashish o marijuana, no, io sono contrario a ciò. Però una birra, una trombata ogni tanto fa bene, è terapeutica. Vi fa bene, de facto vi fa bene, va bene? Quindi di conseguenza vi dico: apprezzate le piccole gioie della vita, perché la vita è una. Oggi è morto Enzo Totti, il padre di Francesco Totti. Avrà goduto della sua vita. Ecco, io voglio godere della vita, voglio godere delle ultime cose, voglio godere di tutto ciò che la vita mi offre. Quando non ci sarò più, Leandro ci sarà qua sul tubo, Leandro esisterà qua su YouTube, e qualcuno probabilmente sentirà la mia mancanza, ma effettivamente parlando, Leandro sarà sul web, rimarrà, mi auguro, per altri 100 e più anni su YouTube. Io penso che YouTube non fallirà mai, io penso, sono convinto che YouTube esisterà sempre, e vi posso garantire che questo mezzo YouTube è un mezzo che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere bene, di far conoscere il mio mondo, e soprattutto di essere apprezzato per quel che sono, per quel che valgo, va bene? Fatemi un'altra foto al mio 3, 1, 2, 3. Ora, apprezzate la birra, adoratela e amatela. Ciao da Leandro, conosciuto l'italiano, un bacio, un saluto e al prossimo video.